Io questo volevo dire, ragazzi, va bene, innanzitutto grazie compagni e compagni, grazie a tutti voi e grazie anche a Viola e a tutti. Seguo il consiglio di Rosa, quindi comincio dalla coda. Si va avanti con potere al popolo. Adesso dobbiamo fare un altro passo, dobbiamo costruire, e certo costruire con organizzazione, democrazia, con modelli nuovi, però costruire, e qui è chiaro, dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo aprirci a tutti. Siamo tante e tanti oggi a Roma per l'Assemblea Nazionale di Potere al Popolo. Il nostro progetto continua, non si ferma con il 4 marzo e nelle elezioni abbiamo buttato le basi per ricostruire una sinistra credibile e vera in questo paese. Sono state convocate in 50 città le assemblee territoriali e sono state partecipatissime. Allora, il risultato è un risultato deludente, certo. Ma com'è possibile, ed è questa la domanda che mi sono fatta io e che penso ci dovremmo fare tutti, com'è possibile che di fronte a questo risultato sia più di prima? Com'è possibile che in questo teatro non c'entriamo? Com'è possibile che sono state convocate 50 assemblee? Qual è la spiegazione che vi date voi? Io vi dico la mia. E cioè che noi abbiamo sentito una necessità, che è una necessità storica, e abbiamo sentito che c'è un'occasione, altrimenti saremmo tornati a casa e non staremmo qui stamattina, non staremmo qua a riempire questo teatro e non staremmo a continuare a lavorare sui territori nonostante la fatica di 3 mesi intensivi. Ci riconosciamo in questa storia politica, lo sappiamo. Le parole ci dividono, i fatti ci uniscono, dicevano i compagni guerriglieri. Ebbene, facciamo che i fatti ci uniscano e facciamo in modo che con i fatti vengano delle parole chiare e semplici da portare al nostro popolo, che soltanto abbiamo dato in prestito ai 5 Stelle, all'astensione, alla Lega. Adesso c'è tutti, potere al